Ciao a tutti i lettori e benvenuti in un nuovo video del Caffè Letterario. Io mi scuso un po' per il mio aspetto, sono reduce da un'influenza e sono stata attaccata al PC fino ad ora, per cui non ho avuto tempo di sistemarmi molto. Però quello che importa, insomma, è parlare di libri ed è quello che voglio fare oggi, come sempre. Oggi voglio segnalarvi il mio consiglio della settimana. E il libro appunto per questa settimana è L'inganno di Thomas Cullinan. Di che cosa parla questo romanzo? Allora, siamo nel 1864 in America, durante la guerra di secessione, una guerra tremenda durata 4 anni che ha fatto oltre 600.000 morti. Il romanzo si svolge quasi interamente all'interno di un collegio per signorine che è situato al confine della battaglia tra i due eserciti nemici. In questo collegio ormai sono rimaste pochissime bambine e ragazze. Quindi abbiamo le due sorelle Farnsworth, la direttrice e la sua sorella che insegna in questo istituto, e solo altre 5 ragazze. La vita nel collegio in questo preciso momento storico è veramente drammatica, perché il cibo scarseggia, quindi non sempre hanno del cibo e le razioni sono molto scarse. E poi ci sono i litigi che animano le ragazze di questo collegio, litigi per questioni davvero futili. Ognuna di queste ragazze però ha un segreto ed è forse l'unico elemento in grado di farle sentire ancora vive all'interno di questo contesto disumanizzante che è poi la guerra. E a mano che la storia prosegue, ogni segreto verrà svelato. Ma in che modo verrà svelato? La scoperta di ognuno di questi segreti, quindi lo smascheramento di ognuno di questi segreti, avviene grazie ad una figura enigmatica ma di importanza fondamentale all'interno di questo romanzo. E stiamo parlando di un soldato ferito che viene trovato da una delle piccole allieve di questo istituto e viene portato all'interno del collegio, sconvolgendo il gruppo femminile che, in quanto appunto è un collegio per femmine, non è permesso l'ingresso agli uomini. Il soldato è un ragazzo irlandese, molto bello, spiritoso, simpatico, e le ragazze prestano soccorso a quest'uomo cucendogli le ferite con metodi rudimentali, quindi ago e filo domestici. Ma con l'arrivo di questo giovane soldato ferito, l'equilibrio del collegio si disgrega e inizia una vera e propria guerra dei sessi. Quindi abbiamo da una parte una ragazza che è affascinata dalla sua bellezza e che tenta di conquistarlo, dall'altra parte abbiamo lui che, consapevole del suo fascino, cerca di conquistarle tutte, facendo nascere in questo modo un odio tra le ragazze e soprattutto tra le due sorelle che supervisionano, diciamo, il collegio e che sono combattute da due sentimenti contrastanti, l'odio e l'amore nei confronti di questo ragazzo che si dimostra bravissimo a sedurle e allo stesso tempo a maltrattarle. Questo romanzo è del 1966, ma è stato di recente ripubblicato da De Agostini nella collana Planeta. E ne hanno tratto due film, di cui uno diretto da Silvia Coppola con la partecipazione di Nicole Kidman, che è uscito di recente. È un romanzo acclamato dalla critica, che è piaciuto davvero tanto, e anche lo stesso Stephen King si è espresso riguardo a questo romanzo. Mi sono segnata la frase appunto che ha utilizzato per descrivere il romanzo, e lui dice appunto che è un romanzo gotico dal fascino oscuro e febbrile. Resterete ammaliati dalle spaventose vicende che prendono forma in questa scuola per signorine
dimenticata dal mondo. Insomma, io credo che abbia una trama davvero affascinante e interessante. L'autore aiuta il lettore con il suo stile molto semplice, scorrevole, ma al tempo stesso capace di catturare l'attenzione del lettore, dalla prima all'ultima pagina. Contate che questo romanzo è di circa 500 pagine e io in due giorni più o meno l'ho letto, perché davvero è bellissimo e non vedrete l'ora di vedere come andrà a finire la storia di questo ragazzo misterioso che è entrato nel collegio per signorine. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Come sempre seguite la pagina Facebook nella quale appunto verranno postate le recensioni e i vari video. Io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!